olimpico volò il 25 giugno del 1947. Tutti e tre gli esemplari sono motorizzati con un motore Alfa Romeo Ter da 215 cavalli. Sì, passanti. Che consente delle buone prospezioni al velivolo. Non è chiaramente esuberante come un aereo d'acrobazia, ma è in grado di fare tutta l'acrobazia tradizionale, quella che i francesi chiamano voltige, per cui looping, tonneau, stampini, Isler, manovre rovesce se equipaggiato con la limitazione per il volo rovesce. Che vedete oggi pronti al decollo sono stati restaurati attraverso gli anni. Ed ecco il terzo in finale che sta per toccare in testata pista.